12ª Conferenza Nazionale di Statistica. Violenza sulle donne, un fenomeno dai numeri impressionanti. Come si sta evolvendo e cosa si sta facendo per analizzarlo? Il fenomeno è molto grave, però il fatto di aver ripetuto l'indagine sulla violenza di genere contro le donne è molto importante perché ci dà la possibilità di capire che cosa realmente sta succedendo. E il fenomeno è un fenomeno strutturale all'interno del nostro paese, però il dato positivo è che la violenza contro le donne sta diminuendo soprattutto la violenza meno grave, e quindi questo è già un primo segnale che va sottolineato. E accanto a questa diminuzione c'è una diminuzione che si esprime soprattutto nella violenza fisica, nella violenza sessuale e nella violenza psicologica, quindi in tutte le forme di violenza. E parallelamente a questa diminuzione c'è un altro fatto positivo, e cioè che c'è un incremento della coscienza femminile, cioè in particolare le donne riconoscono di più la violenza, e quindi questo fa sì che probabilmente hanno una maggiore capacità di prevenire la violenza stessa o magari di interromperla nel momento in cui diventa più grave, ma di interromperla al momento giusto. Parallelamente però, purtroppo, questa violenza diventa più grave di prima. Più donne di prima ci dicono che hanno avuto paura, soprattutto nei confronti del partner o dell'ex, hanno avuto paura per la loro vita, oppure sono state ferite. Quindi indicatori non solo di percezione, ma indicatori proprio oggettivamente gravi. Tra l'altro, in particolare, c'è il problema delle straniere, perché le straniere, per la prima volta abbiamo rilevato le straniere, questo è un elemento fondamentale. Le straniere subiscono violenze più gravi.